È stata presentata lo scorso sabato a Sapri la Neonata Accademia dei Linguaggi, un progetto nato dalla sinergia tra le associazioni Canone Inverso e Ad Maiora e il sostegno del Rotary Club Sapri Golfo di Policastro, una scuola dove i giovani potranno formarsi e imparare ad usare linguaggi diversi per facilitare il passaggio delle informazioni e acquisire nuove competenze da utilizzare nel mondo del lavoro, un progetto che gode del patrocinio morale del Comune di Sapri. L'Accademia dei Linguaggi è un progetto che nasce dall'unione di queste due forze che sono Canone Inverso e Ad Maiora. Canone Inverso è l'associazione che già da anni lavora qui sul territorio di Sapri con il premio Cattel, quindi abbiamo trovato fertilità in questo luogo per poter proporre anche questo progetto che è l'Accademia dei Linguaggi, un'Accademia dei Linguaggi che servirà, speriamo, ad ampliare sempre di più il rapporto che c'è tra la comunicazione e i giovani. L'Accademia dei Linguaggi ha uno scopo ambizioso, è quello di portare ai giovani la nostra conoscenza di anni e anni di lavoro nei mezzi di comunicazione ufficiale e quindi poter dare a loro la possibilità di conoscere il nostro patrimonio attraverso i sistemi e i linguaggi che noi usiamo solitamente per comunicare. Abbiamo deciso di aderire a questo progetto che ci è stato proposto da Canone Inverso e perché possa dare ovviamente il giusto lustro a questo territorio, perché noi facciamo promozione territoriale, ma soprattutto che sia un'opportunità sia per il territorio che per i giovani, perché noi parliamo di Accademia dei Linguaggi, quindi ci sarà una frequentazione di allievi. Il Rotary quest'anno sta effettivamente molto vicino ai ragazzi, molto vicino ai nostri giovani, sta cercando come sempre di creare opportunità nel territorio. La proposta di Gino Aveta di Canone Inverso è stata da noi subito raccolta proprio perché poteva e può creare delle grandi opportunità nel nostro territorio. È un progetto questo che parte quest'anno con l'intenzione di un sviluppo futuro e costante sul territorio. L'impegno del Rotary Club è quello appunto di supportare iniziative che possano dare opportunità ai nostri giovani, ai giovani del posto, di un inserimento anche futuro nel mondo del lavoro. La prospettiva di questo progetto, l'Accademia dei Linguaggi, nasce proprio dall'esigenza di dare visibilità al territorio e opportunità, soprattutto di creare opportunità sul territorio per i nostri giovani. Da parte nostra, sia da parte mia che da parte del presidente che mi precederà, è stato sposato immediatamente perché è un progetto che può dare grandi opportunità ai tanti giovani del nostro territorio ed è un progetto anche che può dare immediata, diciamo, attuazione sia lavorativa che sociale. Quindi per questa ragione da parte nostra avrà il totale appoggio.